Il campeggio nella foresta. Ah, pensavo che già apparisse l'alieno cattivo che ci voleva inseguire, che forse è in questa zona o addirittura in quest'altra. Ok, io pensavo che fossimo andati a sinistra, invece siamo andati a destra. Va bene, non importa. Ho appena scoperto un metodo per fare la culata veloce: premere contemporaneamente X e cerchio. Questa cosa è bellissima. Comunque, andiamo ad affrontare il prossimo mostrone. Sono un altro coso di legno. Abbi paura di me. Stitch proprio niente, frega niente. Dai, su, dai. Sono troppo veloce. Oh, preso. Dai. Sono troppo veloce per te. Non puoi prendermi. Sono velocissimo. Aia, che male. Mi sono avvicinato troppo. Vado di là sculettando. Aspettami, Stitch. Allora, prossimo livello, qual è? Non me lo ricordo. Il fiume Guava. Il Guava River. E se la ride lui. Sto pezzo qua. Ah, che bello comunque il fiume. Sto pezzo qua mi ricorda tantissimo un livello di... delle Follie dell'Imperatore. La parte finale... certo. Stupido robottino. Dicevo, la parte finale della foresta di notte delle Follie dell'Imperatore. Sembra una statua egizia che si muove. In ogni caso, ho dei barili esplosivi. Utilizziamoli. Il robottino invece, per come salta e per come è fatto il modello, mi ricorda totalmente, e sicuramente è così, il modello che usarono, che useranno in teoria, non mi ricordo com'è piazzato temporalmente questo gioco rispetto a Monsters Inc, ma penso sia prima questo. Quanto lo odio sto totem che spara le palle di fuoco, Dio mio. Comunque, il modello che utilizzano in Monsters Inc. e l'Isola dello Spavento. Ci sono dei robottini che saltano nello stesso modo, con lo stesso modello, tra l'altro. Probabilmente anche quello, infatti, perché alla fine lo studio che faceva quei giochi era sempre questo. Quindi probabilmente un ragno gigante l'hanno sempre fatto loro e hanno utilizzato gli stessi asset e hanno detto potrebbe servirci, usiamolo. Probabilmente è andata così. Il che comunque fa piacere rivedere certe cose. Siamo a 2 di vita. Dovremmo trovare un'altra cura. Allora, aspetta. Quanto l'odio sto totem fa 3 colpi, ma in aree così strette è impossibile da evitare. Porca di quella miseria, spara 3 colpi. E ogni volta ti becca. È impossibile evitarlo, sto stronzo. Dammi un pezzo di vita, per favore. Siamo già a 50. Fermati! A sto punto preferivo morire senza prendere la cura. Siamo già a 50 caffè. Una giornata normale in ufficio, insomma. Allora, saliamo sulla ciambella gonfiabile. Ecco, fatto. Devo aspettare il mio passaggio. Allora, vieni qui. Calmo. Cioè, ho avuto paura che per un attimo si muovesse, quindi ho dovuto... Allora, non l'ho... A parte che non l'ha ucciso con la fiatata ed è assurda già la cosa. Ok, il momento giusto per avvicinarlo, questo.
è quando... Ma dai! È quando si abbassa per fare il colpo. Ecco fatto. Ah sì! Dai, ci manca solo un disco e... Non ho visto quante caffè. Altri 36 caffè. Rettifico. Altri 31. E abbiamo sbloccato un altro pezzo del film. Comunque, allora, una cosa bella di questi giochi della Disney che facevano una volta era mettere... Diciamo che era YouTube prima che ci fosse YouTube. Praticamente mettevano spezzoni del film. Ovviamente non mettevano tutto il film intero perché penso che a livello di spazio non riuscissero. Quindi metteva... Perché non è saltato? Mettessero dei pezzi... Non ti dico random del film, ma alcuni pezzi. Perfetto, grazie della cura. Allora, dobbiamo stare attenti. Allora, non volevo utilizzare l'attacco triangolo, ma ci mancava proprio una puntina e non me l'ha fatto usare. Vieni qua. Sì, tanto poi qua si sono sprecati all'ultimo per mettere tutti i caffè. Si sono proprio sprecati perché ti hanno messo i 100 caffè qui, una vita qui e il ragnone ne aveva già 5 caffè addosso. Quindi hanno detto buttiamo gli ultimi, buttali lì dai, tanto sei a fine livello. Pam pam parabamba.